Good morning, everybody. Buongiorno. We have been here to Rome several times. The last time was in September, when we asked the bishops coming together for a synod to establish an effective protection of children and young people, a zero tolerance which works. Nothing has happened since. And in the following days, as we have seen, thousands of children and young people are coming to Rome, and the Catholic Church is celebrating a day of the child, and still they have not achieved legislation to ensure zero tolerance. That's why we decide to come again to Rome to demand this to happen. And in today's press event, we want to talk especially about the situation in Italy. Many children from Italy are coming here. Children from all over the world, but especially in Italy, because the Vatican is here, the heart of the Church is here, those responsible for the policies of the Vatican are here. So we want to focus today on the way how the Catholic Church in Italy is dealing with the abuse crisis over the time, over the years. And we will hear testimonies from a survivor, from colleagues of mine I will shortly introduce to you. And if the time allows, I would like to say at the end some words about an issue I think it's highly underreported. This is the responsibility of the global religious orders. They also have their headquarters here in Rome, in the Vatican. The Jesuits, the Salesians, the Franciscans, the Christian Brothers, and all the others. And they work with children, they have schools and institutions, and they also have to establish effective safeguarding of children. So thank you again for showing up and give us the opportunity to tell our stories. Shortly, I want to introduce to you Federica Turn and Antonio Messina. They will talk about a case, a case here in Italy, about the Father Rugolo. Then you know Francesco. He is fighting in Italy since many years for the rights of the survivors and for effective protection of children. Peter Eisley from the US, he is over 30 years in this fight, together with ECHA, together with survivors groups in the United States. Then we have Tim Law. Tim is not only by name a lawyer, he is an expert on law, and he is the founding father, so to say, of ECHA. So we are highly appreciated that he's still fighting together with us here in this occasion. And on my side, Denise Buchanan, also a founding member of ECHA from Jamaica and from the US. And myself, Matthias Kutsch from Germany, spokesperson and founder of Eckiger Tisch, Square Table, an association of survivors of church-related child sexual abuse in Germany. So I would like to begin with the case of Antonio Messina, and with the help of Federica Turn, please tell us about this story and tell us about the way how those responsible, the bishop, dealt with the case. Parlerò in italiano come Antonio, sono una giornalista e passo la sua. Sono qua perché con due colleghi, Stefano Feltri e Giorgio Meletti, abbiamo fatto un lavoro di inchiesta giornalistica a partire dal caso di Giuseppe Rugolo, un podcast che si chiama La Confessione, potete trovare ancora adesso su Spotify. Un lavoro che è stato completamente autoprodotto, ma che è andato molto bene. Perché dico questo? Perché per noi è stata la testimonianza che in questo paese, in Italia, c'è molto bisogno di parlare di questi temi, ma la stampa tradizionalmente non se ne occupa. Allora, perché abbiamo raccontato il caso di Padre Rugolo? Velocemente, un prete che
ha abusato di una ragazza minorenne che poi ha denunciato questi abusi prima al vescovo Rosario Susana e poi alla giustizia civile. Questo ragazzo era un uomo, è un archeologo, Antonio Pessina, e qua lui potrà ovviamente parlare per se stesso e raccontare la sua esperienza. Vi dirò solo che questo caso per noi è stato emblematico perché attraverso la storia di padre Rubolo e della copertura del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, noi arriviamo a capire come funziona il sistema di insabbiamento, di cover up di queste, degli abusi. Infatti abbiamo nel podcast, voi troverete gli audio dei preti e dei vescovi che si parlano raccontando come funziona, quindi raccontando dello spostamento. Il prete denunciato non viene denunciato dalla polizia, denunciato da Antonio, ma viene spostato in un'altra diocesi. E poi in queste conversazioni che noi abbiamo, che voi potete sentire, che tutti possono sentire, sentiamo anche il vescovo che dice che non solo ha protetto questo prete Giuseppe Rubolo, ma ha protetto anche altri preti, ci sono altri abusatori nella sua diocesi, di cui nessuno sa nulla perché lui non li ha denunciati. Non solo, attraverso questa rete, che è una rete molto ben oliata di alleanze, si arriva anche a capire che che Papa Francesco è a conoscenza che nella diocesi di Piazza Armerina di questo vescovo ci sono coperture, e quindi da un caso, ogni caso è orribile, quindi non dirò che è un semplice caso, però da un caso di abuso ricostruiamo come funziona la rete in Italia, che è molto interessante perché voi sapete, in Italia siamo qua, siamo davanti al Vaticano, siamo a 2 giorni dalla giornata dei bambini, nonostante tutte le dichiarazioni di tolleranza zero ancora non abbiamo un'inchiesta indipendente sulla Chiesa. Io non voglio prendervi altro tempo, passerei la parola ad Antonio che può dirci, io direi fondamentalmente, che la nostra storia non è finita, la nostra dal punto giornalistico e la sua dal punto di vista di ricerca della giustizia. Quindi io credo che Antonio ci possa dire qualcosa di più su cosa ha significato per lui essere rifiutato dalla Chiesa. Vi dico ancora una cosa importante. Quasi 2000 pagine di atti, e quindi in tutte queste registrazioni, per la prima volta potete sentire, non c'è mai una parola di compassione umana, prima ancora che cristiana, per le vittime. La vittima viene definita sempre con epiteti come bastardo, impeto demoniaco, demonio, e quindi questa cosa è particolarmente scioccante sentirla con le proprie orecchie. Antonio. Sì, buongiorno a tutti. Come diceva Federica, io ringrazio anche per aver avuto l'invito ad essere qui presente, perché diventa importante ogni giorno a questo punto continuare a denunciare, perché nonostante il sacerdote Giuseppe Rubolo è stato condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi, quindi è stato riconosciuto tutto quello che io ho sempre denunciato, sono state trovate altre vittime che appunto di cui Rubolo ha abusato, il sacerdote ha abusato e di cui il vescovo era a conoscenza e ha sempre coperto. Quindi la mia denuncia continua proprio perché, nonostante la condanna del sacerdote, nonostante agli atti siano chiaramente emerse le responsabilità del vescovo Gisana, questo continua indisturbato la propria vita all'interno della diocesi, continua ad avere numerosi contatti ed essere di fatto un protetto. Pensate che agli atti ritroviamo anche i continui contatti che Gisana ha anche con Monsignor Paolo De Nicolò. Dagli atti che emergono appunto c'è una fitta corrispondenza anche con la Santa Sede. È una volontà chiara da parte del vescovo Gisana di prendere sempre tempo. Io, nonostante avessi a lui denunciato appunto i fatti e prima ancora erano andati a incontrarlo i miei genitori, il vescovo ha sempre cercato di perdere tempo, fa passare 2 anni, poi inizia un'indagine previa, io non ottengo mai le carte, i risultati di questa investigazione previa, scrivo nel 2020 a Papa Francesco e non ottengo mai una risposta dalla Santa Sede. Nel 2020 decido di denunciare all'autorità giudiziaria e il sacerdote viene arrestato poi nel 2021, da lì un processo che dura 2 anni e che appunto si conclude con il primo grado, con la condanna a 4 anni e 6 mesi, e siamo in attesa delle motivazioni. Ma
la responsabilità del vescovo, che dichiara apertamente di avere chiaramente insabbiato, viene in aula di tribunale tra l'altro a mentire su molti casi, nonostante siano presenti delle intercettazioni, quindi un chiaro intento di continuare a proteggere il sacerdote è chiaro ormai anche nella vita della diocesi, nelle numerose pressioni che si continuano a ricevere e al fatto che anche il vescovo tra l'altro partecipi a delle iniziative contro anche la violenza sui minori, nonostante quello di cui lui è responsabile. Come diceva Federica, infatti il vescovo dichiara in una conversazione con il sacerdote di conoscere altri casi di abuso, casi che riguardano dei sacerdoti e che riguardano addirittura dei sacerdoti appunto ordinati anche di recente. Quindi è fondamentale a questo punto anche darne ampia diffusione, perché quello che non si comprende non solo da parte dello Stato, come mai non siano perseguiti appunto dei reati chiari anche a carico del vescovo Gisano e dei suoi sacerdoti che hanno continuato a coprire, ma soprattutto dalla Santa Sede, il cui diritto canonico dovrebbe appunto chiaramente perseguire questi reati anche da parte dei propri ordinari locali, ma ciò non avviene. Io ho scritto e ho mandato al Santo Padre nuovamente una lettera a marzo scorso, ho inviato il plico con tutto il materiale anche ai tre dicasteri dei vescovi della Congregazione della Fede e per il clero e ad oggi non ho ricevuto risposte. Il vescovo Gisano è stato qualche settimana fa qui a Roma proprio per la visita ad Limina Apostolorum dal Papa e nonostante tutto continua indisturbato la sua attività e anche a fare dei proclami dagli altari, perché viene anche strumentalizzata la parola proprio dall'interno delle parrocchie al fine di attaccare sempre le vittime. Io non sono una persona che si è allontanato dalla mia dimensione spirituale e dalla fede, io continuo a frequentare la parrocchia dove ho incontrato l'unico sacerdote che mi ha aiutato ad andare avanti e quindi a denunciare tutta l'autorità ecclesiastica. Però credo che la strada sia davvero lunga da compiere, il tentativo di continuare a non parlarne è chiaro. Io concludo perché appunto proprio perché ringrazio per la vostra presenza e vorrei darvi solo una nota. Durante tutto il processo siamo stati invitati da parte del Tribunale di Enna, quindi dal collegio che doveva giudicare Don Giuseppe Rugolo, a avere riservatezza su quello che avveniva in aula. Io non ho mai ottenuto le porte aperte nel processo penale perché, parole del Presidente, doveva essere tutelato l'imputato, l'incolumità dell'imputato, quindi non andava tutelata l'incolumità della vittima, quindi la mia, ma quella dell'imputato. Io credo che siano delle cose abbastanza gravi perché un tribunale che chiaramente non consente l'apertura del processo al pubblico, nonostante io l'avessi richiesta, fa molto riflettere. Quindi fanno molto riflettere queste dinamiche, fa molto riflettere il fatto che io mi sarei sentito condizionato a non dover parlare del processo che mi riguardava. Io il 28 di maggio sarò in tribunale perché sono stato querelato dal sacerdote per aver raccontato la mia storia alla stampa e allora io continuerò a farlo. Attendiamo quindi che la giustizia di fatto faccia il proprio corso, continuo a confidare nella giustizia. Grazie per il vostro invito. Grazie Antonio. I want to say first of all, most of us have had this moment where we started to share our story to the public, and we know that it's not easy to do so. So congratulations for your bravery to do this and to share your experience, because we want to protect those children. We want to do something and make a difference, and you made a difference today. Thank you so much. And another thought came to my mind listening to you, even if I don't understand every single word in Italian, that we were abused and we were victimized because we were Catholics. So the Church is still responsible also for those of us who left the Church, who cannot believe anymore to this institution, who distances themselves from the Church. We were victimized because of being Catholics. So that's why we are here. Thank you so much. And we want to highlight the situation in Italy, giving some examples about bishops and cardinals
like the one you mentioned in your case. Highly influential person in the church, not only in Italy, but worldwide, who have mishandled cases of child sexual abuse very frequently. And I would like to start with Denise, who will introduce to us two cases, very, very prominent here in Italy, of cardinals who did these cover-ups in many opportunities. Because when it starts on the top of the institution, starting with the Pope, who is still celebrating and cheering with bishops who covered up sex crimes, and it goes on with cardinals and bishops, how can we believe in an effective policy of child protection for the future? So I would like Denise Buchanan to introduce to us two very prominent cases. Thank you, Matthias. I can take it. Yes. Thank you so much. It's Antonio, my heart. I mean, we share the common bond, and I wish that wasn't the bond that we shared, being abused by a priest. But I just wanted to highlight two cardinals, Cardinal Camastri. And the Vatican Court in January 24 overturned the acquittal of a priest accused of sexually abusing a younger student at the Vatican St. Pius Cemetery, the St. Pius Priest Seminary. Martinelli initially was acquitted due to a lack of evidence, but was found guilty of corrupting a minor for sexual abuse committed between 2008 and 2009, and he was sentenced to 2 years and 6 months in prison, and he's still a cardinal. The other one I would like to highlight is Archbishop Delpini, from the Archdiocese of Milan, for his cover-up of Don Mario Galli. So shortly before Christmas 2011, Milan's then auxiliary bishop, Marco Delpini, was alerted by one of his priests that a young priest in Rosano, Don Galli, had shared his bed a couple of nights earlier with a 15-year-old boy. The child was upset the days following the sleepover, and according to the priest, when he reported the incident, there was nothing done. Delpini spoke with Galli, who admitted he had slept with the boy but said he had not sexually abused him. A few months later, in March 2012, Delpini authorized Galli's transfer from Rosano to Legnano, where he was allowed to work at several parishes, including one where he headed the youth ministry. It just goes to show that no matter, even if they're accused, they're just given a slap on the wrist and just allowed to move on. And we're really taking a stand that this stops, and that these credibly accused cardinals who are known for cover-ups actually are brought to justice, so that children like me who were abused can actually be, although my case is no longer in the courts, we can at least know that there will be children who will receive justice and they won't be harmed by these very ones that are still practicing. Thank you. Thank you, Denise. I would like to hand over to Tim Law. He will highlight another extraordinary case. Thank you. I'm Tim Law, co-founder of Ending Clergy Abuse, and I'd like to highlight Cardinal Angelo Donatus, former vicar of Rome. He was a favorite of Pope Francis, and he rose up through the ranks very quickly once Pope Francis became Pope, and was actually appointed the vicar of Rome while an archbishop, and it had been centuries before that had happened, and he was consecrated cardinal. Cardinal is infamous for a letter that he issued just last September, in which he praised Father Marco Rubnik, the former Jesuit priest
accused of spiritual, psychological, and sexual abuse of religious sisters. This endorsement by the Cardinal probably could not have happened without the Pope's approval. The backlash was so severe, the Pope removed him from the post as vicar, and in quote punishment, transferred him to another cush job. And, again, another example of a bad actor, and then well known and protected by Pope Francis. Thank you so much, Tim. Now I would like to hand over to Francesco Sanardi. I introduced him as one of the heroes here of the survivors movement in Italy. And he will start to speak about the Archbishop of Napoli. Sì. Allora, la situazione italiana, intanto la rete d'abuso che presiedo è attualmente l'unica realtà che in Italia monitora quanto sta accadendo. Ora, senza spostarci troppo, poi arriviamo al caso del cardinale Seppe, ma restiamo su quello di Monsignor Cisana. La situazione italiana e il podcast La Confessione svelano in realtà quello che è il meccanismo classico, solito, normale in Italia di insabbiamento, tant'è che Monsignor Cisana, quando nel 2020 Ruvolo viene indagato, lo sposta a Ferrara, dove nessuno, né Cisana né il Vescovo di Ferrara, prendono posizione in materia preventiva, ovvero noi troviamo Don Ruvolo che proietta i filmini con i bambini più piccoli, lo troviamo nell'agosto del 2020, che lui stesso durante una messa dice ai fedeli che si assenterà 15 giorni con i più piccini per i campeggi, no? Cioè, stiamo parlando di un prete sotto indagine, ora a prescindere che questo sia colpevole o innocente, diciamo c'è un grosso sospetto, no? C'è un'indagine, diciamo che è inverosimile che quest'uomo possa essere stato mandato con dei bambini, no? A fare un campeggio. Io credo che la situazione italiana, perché le regole poi del Vaticano sono le stesse in tutto il mondo, tuttavia va rilevato che mentre all'estero c'è un obbligo di denuncia, cioè ci sono degli interventi, c'è un monitoraggio dello Stato, in Italia invece lo Stato, che è complice, totalmente complice degli abusi sessuali che la Chiesa commette in Italia, ha lasciato di fatto libero il Vaticano, addirittura, cioè ha lasciato gli imputati liberi di gestire l'affare pedofilia. Infatti in Italia lo Stato, come vedete, puntualmente non interviene, come Antonio Messina ha raccontato, il Vescovo Cisana ha mentito durante il processo, è una cosa che normalmente chiunque di noi mente durante un processo, viene ricusato e viene indagato, invece qui puntualmente questa cosa non succede, come appunto, ripeto, Antonio Messina ha detto, anche qui la tutela non è stata nei confronti di Antonio, ma è stata nei confronti del prete imputato, che adesso è condannato in primo grado, e tuttavia, voglio dire, questo prete resta a piede libero. Le situazioni in Italia sono moltissime e questa è davvero esemplare. E, niente, quindi qui serve un intervento assolutamente dello Stato. Se lo Stato non interviene facendo controllare le regole, di fatto le regole qui non vengono rispettate. C'è da chiedersi, dietro il motu proprio di Papa Francesco, chi fa rispettare il motu proprio. Ad esempio Cisana, restiamo sempre lì, secondo il motu proprio è colpevole di aver insabbiato. Ebbene, chi interviene in Italia da parte della Chiesa e da parte dello Stato nei confronti di questo vescovo di fatto che è insabbiato? Nessuno, non interviene nessuno. Noi abbiamo avuto degli incontri con la Conferenza Episcopale Italiana, con i vertici, e questo è un problema che loro diciamo non si pongono, non gli interessa, gli sta bene così. Di fatto l'Italia sta diventando negli ultimi anni, soprattutto da quando è stato emesso il motu proprio, sta diventando un collettore di pedofili da tutto il mondo, ci arrivano da qualunque nazione del mondo, vengono messi in Italia in parrocchie
è verosimile che la Chiesa sicuramente, almeno da dove li mandano, sicuramente sa. Di fatto qua vengono rimessi insieme dei minori e puntualmente vengono di nuovo tutti o quasi indagati per altri abusi sessuali, cioè quindi non c'è da parte della Chiesa neanche una concreta poi prevenzione, ci sono delle linee teoriche che nessuno rispetta. Abbiamo chiesto alla Conferenza Episcopale Italiana, perché è verosimile pensare che chi controlla i vescovi italiani? La Conferenza Episcopale. Invece la Conferenza Episcopale dice di no, dice che deve essere il Vaticano a farlo. Ora, qui capite che il problema diventa grosso, chi controlla i controllori? Cioè di fatto abbiamo una serie di normative da parte della Chiesa che potrebbero essere anche in un qualche modo utili, e qui sottolineo che comunque serve sempre l'intervento dello Stato, perché la Chiesa non può controllare questa cosa. Tuttavia, malgrado potrebbero essere utili, l'applicazione in Italia è, purtroppo porta a questo risultato, cioè una totale inutilità, anzi una confusione, perché gli stessi fedeli credono di avere i figli tutelati, invece ignorano che la situazione è quella che poi è uscita nel podcast La Confessione. Grazie Francesco. He highlighted an aspect which is very important for us. Pope Francis has supposedly done a lot to fight sex crimes in the church in the last decade or so. Quite often you can read about his achievements in the international press. He is compared to other popes before him, and in comparison they would say he is doing quite well. But Francesco explained to us it's not working. You have new laws, but they are not applied. They are not used. Still from the top of the pyramid, there is intervention. Pope himself is dealing with cases. Cardinals and archbishops are dealing with cases. They are not applying the law they create. So what we are saying in this for many years now, there is no real zero tolerance policy. There are no effective legislation for the global church. Not in Italy, not in Germany, not in all the other parts of the world. Can you wrap up for us why it is so important to have a zero tolerance policy? Well, the proof is right here that there's no zero tolerance. These five bishops in Italy, there's no proof like proof, as we like to say in the United States. And this country, unfortunately, is probably the safest place for pedophile priests on the planet. On the other hand, if there is zero tolerance in this country, there's going to be zero tolerance everywhere in the world in the Catholic Church. This is where it begins, and this is where it's going to have to end. All these children, let's just close with this. Tens of thousands of children are going to be here this weekend. Many are coming from other countries. Some of those delegations are being led by bishops that have been proven to cover up sex crimes against children. That's who's leading the delegation. When I was a child, we all were when they were that age, you had to go to class. You had to pass tests. Algebra, history, geography. And if you didn't learn, you weren't able to pass that test, you weren't given a passing grade and pushed on. No, you had to learn until you passed that test. Pope Francis, as the two popes previous to him, have been tested about zero tolerance for sexual abuse of children. This pope has been tested with scandal after scandal after scandal. He was in my country on CBS 60 Minutes last weekend saying that there's zero tolerance in the Catholic Church. And when he was asked, does there still work needs to be done, who's to be blamed, he said, the church still needs to do work. Not him, the church. You know, the billion other people with children and families, they have to do it. It is not acceptable
just when we were children to get through school. That if you take a test and you flunk the test, you fail the test, you don't get to change the test so that then you can say, I've passed with flying colors. That's exactly what Pope Francis is telling us. As children, we deserve better. This country deserves better. The greatest anti-Catholic campaign in the world right now, the greatest anti-Catholic campaign, is letting loose tens of thousands of child sex offender clergy and ministers in the Catholic Church upon Catholic families. Because as Matteo said, what made us so vulnerable, why we were selected, is because we came from families that believed in the Catholic Church, that believed in our Pope. And that's what gave access to the priests that assaulted and abused us. That's what opened the door to them. It's time to close the door forever. Yes, thank you so much. Zero tolerance in Italy. Zero tolleranza in Italia. Zero tolerance in Italy. Zero tolleranza in Italia. Zero tolerance in Italia. I'm yes. sorry. If somebody could say that, it's this man right here. Because he's actually saved children by what he's been doing. He literally, there's a child coming this weekend to this conference, and they'll never have been abused because of this man right here. Aggiungo ancora una cosa. In Italia, dove io parlo dello Stato che non interviene, ma non interviene neanche, dico, nei confronti delle vittime dei preti, non interviene nella tutela dei minori. Ora, le vittime dei preti, quando subiscono l'abuso, non hanno da parte della sanità pubblica, non c'è una possibile assistenza, non esistono dei centri dove viene trattata e rielaborata quella che poi è la patologia, cioè la sindrome post-traumatica da stress, il post-traumatico da stress. La rete d'abuso proprio venerdì scorso, grazie a CISMAI, è riuscita a aprire 16 punti di ascolto in Italia, in realtà sono molti di più, sono 16 coordinamenti che coprono tecnicamente tutta Italia per riuscire a colmare, diciamo, questo vuoto sanitario, in quanto qua le vittime non ricevono giustizia dallo Stato, non lo ricevono dalla Chiesa, di fatto restano poi abbandonate, cioè restano tutte prive di una qualunque assistenza. Scusate, grazie Francesco. We have come to an end. I announced in the beginning that I would say some few words about the responsibility of the religious orders in the church, because we know from numbers that about 1/3 of the abuse cases reported are happening in institutions of the religious orders, and they are here also with their headquarters in the Vatican or in Roma Capitale, and they avoid accountability, they abuse the privilege of being part of the statehood of the Vatican City. There is no access for investigation, for reporting, access to archives, to information about cases. So we really want to stress, the Catholic Church is responsible for 200 million children in the world today, and many of them are educated in Catholic churches run by the Jesuits, by the Salesians, and all the other big religious orders, but hundreds of small and little communities, like for example the Instituto Provolo in Verona, you might remember the case. They sent the abusers to Argentina, and they abused again in Argentina. And this is happening in many, many other cases around the world. We could talk about forever about the examples from Africa, from South America, from Asia, where priests, rapists from Europe or North America has been sent to these countries. And those responsible, those who know all the facts, those who have the data,
are sitting there in the Vatican or around the Vatican. So thank you very much for your attention, for giving us the opportunity to talk to an audience which needs to learn that the Catholic Church is still not a safe place for children and young people. And that's something we wanted to highlight before this event happens here in a few days. Thank you so much. If you have any questions, we are here to answer your questions. Thank you.